Buonasera signori, sono qui per presentarvi questa. Questa è la Signature Edition di Gran Turismo 5 e ora procederemo all'unboxing che non è ancora avvenuto e quindi sono abbastanza curioso. Se riusciamo a rimuovere. Dunque, beh, diciamo molto bella la scatola, ma possiamo farne a meno per ora, ora in poi. L'ho già girata dal lato sbagliato. Dunque, prendo l'ennesimo box. Scopriamo un altro box che nasconde un altro box che nasconde un altro box. No, invece. Apriamo questo bellissimo box. Ci troviamo di fronte a questo box che vedete in colore Obsidian Black, che dovrebbe in teoria riprendere le forme di una parte, diciamo, dell'auto della Mercedes AMG SL che appunto è l'auto sponsor del gioco con cui viene pubblicizzato il gioco e che è presente sulla copertina. Una volta aperto il box, quello che troviamo all'interno, molto bello. Dunque, troviamo all'interno questo, vi faccio vedere. Dunque, prima cosa, che può sembrare un optional, ma insomma, questo qui sarebbe Gran Turismo 5, atteso da mille anni da tutti i videogiocatori più accaniti. Devo dirvi la verità, io non sono un fan, cioè io sono un fan della serie, ma non sono un fan del modello di guida, nel senso non lo considero The Real Driving Simulator, tutto qua. Però diciamo che è un po', lo vedo un po' come l'enciclopedia delle corse su console in generale, quindi per un appassionato di corse in generale è un must have per forza. Passato a questo che testeremo più avanti, passiamo al resto del contenuto. Il resto del contenuto si forma in molto preciso il box di ottima qualità. Vedo che l'unica che ho trovato di questa qualità sono i box Apple. Ecco, la prima cosa che troverete dentro sarà la SLS AMG. Avevo sbagliato prima a dire il nome dell'auto, comunque mi sono corretto. Vi faccio vedere più da vicino questo modellino qui, modellino in scala 1.43 della Mercedes SLS, e in un colore, vedete, io lo reputo un arancione McLaren, però magari è un colore particolare, non lo so. Comunque sì, molto bello questo qui, ovviamente da collezione. Ops. Poi questo libricino qui troviamo, poi questo libricino qui è la rivista esclusiva di Gran Turismo Apex, che insomma gli piace di molto. Vedete, è molto bello, nel senso, guardate, immagini, spiegazioni, guide, insomma, per tutti i geek o comunque gli appassionati, un po' di foto, così, insomma, per chi è appassionato ci sono tutte le tecniche di guida, viene spiegato un po' tutto, è un bel libro da leggere, insomma, secondo me è una buona lettura per gli appassionati del gioco. Successivamente troviamo questo che reputo molto bello, un libricino in simil carbonio, copertina ovviamente, in cui troverete dentro un po' delle foto, beh, una prefazione del grandissimo Junior Kawaguchi, con tanto della sua firma, i contenuti, diciamo, trovate un po' di foto di quello che potete, diciamo, aspettarvi dalla qualità foto del gioco, che direi è uno dei punti di forza. E vediamo, andando avanti, beh, questo qui ovviamente è sempre da collezione. Andando avanti troviamo questo boucher, che ovviamente non posso farvi vedere, però diciamo è una serie di bonus che potrete trovare sul PlayStation Network. Ecco, passiamo alle cose più interessanti a mio parere. Va bene, cominciamo con questo, diciamo, must have per i fan di Gran Turismo, un bellissimo
portachiavi in alluminio, che insomma rende un po' esclusiva questa cosa, lo appendete alle vostre chiavi, magari alle chiavi della macchina, non lo so, può fare insomma questo, anche di un discreto peso. Poi andiamo avanti con questo. Con questo che direte? Cavoli, mi hanno regalato una macchina. Teoricamente sì, ma in realtà si trasforma in una pen drive USB che contiene però anche dei contenuti esclusivi, ovvero mi pare contenga un trailer e anche il tema personalizzato del menu PlayStation. Ecco, questo mi cade benissimo. Dunque, ok, questo qui comunque ha il buco per poterlo fare come portachiavi, se volete, insomma, portarmi in giro, sempre marchiato GT. Successivamente andiamo avanti e questo secondo me è molto interessante, ovvero il portafoglio di Gran Turismo. Non è diciamo un prodotto che si può trovare ovunque, diciamo, ecco, qui è già caduto qualcosa, un pezzo di carta, soldi ovviamente non ce ne sono dentro, però, ma è diciamo un portafoglio così utilizzabile, non portamoneta, però abbastanza discreto, guardate. Ha la chiusura clip, poi voi lo potete aprire e diciamo, vi mostra questo. Vediamo qui il libretto assegni, tutto quanto, vabbè, carta. E qui invece trovate una cosa molto interessante, ovvero una delle cose che mi incuriosisce di più, il concorso signature. Ovvero questa qui è la carta d'accesso da grattare per la competizione. Per aggiudicarsi quella bellissima macchina in copertina, ovvero la Mercedes SLS AMG. E parteciperemo, cosa devo dirvi? Non l'ho preso apposta per questo, ma insomma è un surplus. Bene, cosa dirvi? Credo sia terminato tutto, perché qui diciamo, il box non sembra muoversi o nascondere altre cose, ma insomma già credo sia un quantitativo abbastanza da giustificare il prezzo pagato di 180 euro. 179,90, insomma dipende dal negozio dove lo trovate. Comunque, questo è quanto. Spero di esservi stato utile. Ovviamente avrete visto già mille unboxing di questo aggeggio qui, però uno in più, uno in meno, chissà mai. Vi saluto.